con grande piacere oggi vi parlerò dell'ennesimo orologio di Nomos. Questo video rappresenta un po' la chiusura di un cerchio. Poco più di un anno fa, infatti, mi stavo apprestando a comprare il mio primo Nomos, il Tangente 38 con calibro alfa a carica manuale. Felicissimo di poterlo presentare qua su YouTube. Mai mi sarei aspettato di entrare poi in diretto contatto con la Maison, un meraviglioso privilegio per quanto mi riguarda, e di avere la possibilità quindi di provare con mano e recensire per voi praticamente ogni loro pezzo, spaziando in tutti i loro stili e in quasi tutti i calibri. Ricalcando un po' il pensiero del mio amico Mattia del canale Watchmaniac, gli orologi di questa casa possono piacere oppure no, dato lo stile così tanto caratterizzato ed unico. Ma c'è una cosa di Nomos verso la quale ogni vero appassionato di questo mondo non può che rimanere affascinato. Sto parlando dei calibri di manifattura che vengono incassati in ogni orologio di questo brand, partendo dal più economico fino al top di gamma. La bellezza estetica, la qualità delle finiture, lo spessore di questi movimenti ed il fatto che vengono realizzati internamente fanno di Nomos una delle maison più pregevoli ed interessanti dell'intero panorama dell'orologeria e soprattutto mosca bianca della sua fascia di prezzo, casa che a livello di contenuti ed esclusività offre molto di più della maggior parte della concorrenza. Dopo questa introduzione parliamo dell'orologio di oggi che ironicamente è il Nomos che fra tutti mi è piaciuto di meno tra quelli che ho provato, non perché si tratti oggettivamente di un brutto orologio, tutt'altro, ma perché semplicemente a livello estetico non fa per me. Si tratta del Club Campus Neomatic 39 nella configurazione blu notte. Nomos Club rappresenta forse l'orologio più modaiolo di questa maison, almeno per come l'ho interpretato io. Anche il suo nome lascia intendere quanto sia rivolto prettamente verso una clientela giovane, e infatti è la linea più colorata e fresca della loro proposta. È prodotto poi in una grande varietà di misure e colori diversi, spaziando sia nell'estetica che nei calibri. La versione a carica manuale da 36 mm è il loro modello più economico, con poco più di 1000 euro di listino. È disponibile poi da 37, 38, 39 e 42 mm, praticamente per ogni polso. Questo Club Campus Neomatic, oltre ad essere un orologio fresco e leggero, pensato per la vita di tutti i giorni, non perde in sportività. La casa infatti lo dà resistente all'acqua fino a ben 200 metri e, udite udite, la corona è a pressione. Qui c'è stato un notevole lavoro per quanto riguarda gli o-ring, le guarnizioni, perché garantire una tenuta del genere in un orologio di appena 8,4 mm di spessore non deve essere stato semplice. Immagino che la scelta di non inserire una corona a vite sia stata proprio legata allo spessore per non stravolgere la linea dell'orologio. L'idea di Nomos è palese non sia stata quella di creare un diver, ne esistono veramente tantissimi in commercio più adatti allo scopo. Più che altro credo che investire nell'impermeabilità, nella robustezza dei loro prodotti, faccia parte della costruzione di una brand identity molto chiara, che vede questi orologi come oggetti che possono durare una vita e che quindi non devono temere l'acqua, uno dei più grandi nemici dell'orologio meccanico. La cassa di questo club è dolce e morbida come linee, tonda e con queste anse ricurve molto slanciate, l'opposto rispetto a quella spigolosa ed essenziale del Tangente. La qualità percepita dell'acciaio è veramente ottima, questo orologio dà proprio un'idea di robustezza, nonostante il design e soprattutto lo spessore contenuto. A dare questo effetto contribuisce sicuramente la qualità della finitura lucida che dolcemente segue le curve dell'orologio in modo curato e omogeneo, non facendo percepire quel classico effetto specchio delle casse lucide che evidenzia anche in solo 2 ore di utilizzo ogni minimo graffio superficiale. Anche il vetro zaffiro, grazie alla sua lieve curvatura, contribuisce nel dare quel senso di rotondità, di robustezza. Il trattamento antiriflesso sul lato interno svolge il suo lavoro in modo secondo me ottimale, eliminando quasi del tutto i brutti riflessi della luce. Andando a vedere il quadrante più da vicino, possiamo notare la grande cura della realizzazione. Graficamente è impostato con i numeri arabi nella parte superiore e romani in quella inferiore, un po' come i quadranti California, ma al contrario. La finitura della vernice sulla base dà un effetto granuloso, molto tridimensionale, un dettaglio che rende questo orologio tangibile e vivo, anche in video secondo me. Dettaglio immancabile, ad ore 6, è la secondina, un elemento di grande tradizione, che è l'unico alla fine a dare quel tocco di dinamicità, di movimento all'orologio. Tutte le sfere sono dorate, in oro rosa, ma contrariamente a come si potrebbe pensare, non si nota sempre. La finitura lucida infatti è molto riflettente e per osservarne il colore bisogna o inclinare l'orologio oppure coglierlo nei suoi riflessi. Il diametro dichiarato è di 39,5 mm e trattandosi di un ibrido elegante e sportivo la trovo più che corretta come misura. Al mio polso, come vedete, veste molto bilanciato. Data l'indole sportiva, indice e lancette sono ricoperti di superluminova per rendere l'orologio visibile anche al buio. Gli indici stessi emergono grazie alla pasta luminescente di colore blu, che risulta tanto piacevole da vedere quanto però poco reattiva al buio e non poteva essere altrimenti data la scarsità di pasta utilizzata. A differenza però dalle lancette che risultano molto più luminose. Un compromesso quindi tra design e utilità.
Inutile a dirvi che girando l'orologio possiamo ammirare un movimento come al solito stupendo. Si tratta del Neumatic Duv 3001, un calibro che abbiamo già scoperto in passato in un'altra recensione Nomos. Con uno spessore di appena 3,2 mm, una struttura dei ponti nobile e filante e un livello di decorazione impressionante per la fascia di prezzo, secondo me si tratta di uno dei movimenti più belli e innovativi in commercio. Un peccato forse non sia disponibile come fornitura a terzi, ma forse in questo modo aumenta ancora di più il fattore esclusività per i clienti di Nomos. Preciso nelle performance, pulito nella realizzazione, con una massa oscillante fluida e privo di sbavature. Secondo me siamo di fronte ad un piccolo capolavoro. È il mio calibro preferito di Nomos. Piccolo dettaglio tecnico, la riserva di carica è di circa 43 ore. Andiamo alle conclusioni di questa breve recensione. Club Campus forse non sarà il Nomos che comprerei per me, ma è decisamente l'orologio di questa maison che consiglierei a tutti quegli appassionati che sono alla ricerca di un vero orologio di lusso che non costi un'esagerazione da poter utilizzare senza paura tutti i giorni. Il discorso vale per tutti i modelli proposti, in particolare il 36 mm manuale, ancora più elegante perché è più contenuto e più economico. Un segnatempo da 1000 euro circa, perfetto come primo vero orologio di lusso da aggiungere alla propria collezione. Il prezzo di listino di questo modello in particolare, 39 e blu, è di 2340 euro e considerati i contenuti che offre, in primis il meraviglioso calibro 3001, mi sembrano una cifra non onesta, di più. E voi che cosa ne pensate? Qual è il Nomos che vorreste per voi? Lasciatemi un commento e vi leggerò con piacere. Chissà quale sarà il prossimo modello che porterò sul canale, forse farà parte della mia collezione.